Innanzitutto buon pomeriggio, veramente un grande saluto a tutti voi e un grazie di cuore per essere intervenuti così numerosi nonostante la giornata torrida. Anche quest'anno Hauser Sandonà organizza la rassegna Letture di mezza estate. A nome di tutto il circolo Hauser, Sergio Vecchiato e mio personale vi do il benvenuto e il bentrovati a questo ormai consueto incontro con l'autore. Io sono Marina Alfier, ci si conosce, e ho il piacere di presentare oggi questa iniziativa che avrà un taglio un po' diverso dal solito. Non presenteremo un libro vero e proprio, bensì una raccolta di racconti, e l'autore è un'autrice che molti di voi già conoscono, Edi Gonella, che ringrazio e a cui diamo il benvenuto. Colgo l'occasione anche per ringraziare tanto Simone Paulon, giovanissimo musicista della Scuola Monteverdi di Musile di Piave, che con la sua chitarra ci accompagnerà in queste due ore. Lui ama il blues, ma sta sperimentando nuovi generi, mi pare di aver capito. Nel giugno scorso ha vinto il primo premio al concorso musicale Onde Sonore, 13ª edizione, che si è tenuto a Jesolo. E facciamoli un altro applauso. Bravo. Edi Gonella. Edi Gonella non ama definirsi scrittrice, nel senso classico del termine, perché dice che non ha pubblicato libri. Io le ho risposto che quando si scrive per sé o per gli altri, si è scrittori e scrittrici sempre e a prescindere. Questo è un modo di comunicare. Edi è dunque quel tipo di scrittrice che tra le tante cose, il suo lavoro, la presidenza degli Amici del Cuore, il contributo verso altre associazioni, Donna Vulcanica, Edi Gonella, scrive per passione, semplicemente perché le piace. Mi ha confessato che non riuscirebbe a vivere senza scrivere. Gira con un taccuino, annota appunti, frasi, flash di discussioni che poi elabora con un lavoro non indifferente di ricerca e anche di documentazione storica. Ama raccontare storie di queste terre e ama raccontarsi nel suo vissuto. Il rapporto stretto con questi luoghi, cogliendo i particolari, il senso profondo delle cose, degli eventi e delle vicissitudini del territorio, anche partendo dalle cose più semplici. Ed è così che nascono i suoi racconti, che poi sono le storie di tutti noi, la storia degli ultimi, dei senza voce, a cui lei dà voce e spazio partendo dall'intervista. E tutto si riassume nella storia di queste terre, della campagna del primo dopoguerra che via via si fa città. I suoi brani sono pennellate di colore, scritte con il cuore. Non c'è mai distacco in quello che Edi scrive. Lei c'è sempre, comunque, con tutta se stessa e lo si coglie leggendo le sue cose. Edi Gonella scrive in dialetto e in italiano, frammezzato a volte di frasi, da frasi dialettali, da modi di dire ripescati nella memoria di un tempo, con i quali fa esprimere i suoi personaggi. Sì, i suoi personaggi che sono tutti veri, tutti esistiti e che esistono ancora. Ha pubblicato una quarantina di racconti, per lo più su In Piazza, che è un periodico locale, e ha tracciato la storia di Carlo Bizzotto, partigiano sandonatese che combatté in una formazione garibaldina ligure e andò a morire lontano da qua. Ecco, questa sera parleremo con Edi e leggeremo i suoi racconti in una sorta di viaggio storico dagli anni 60 ai giorni nostri. Allora Edi, io vorrei partire con una domanda che introduce la mini raccolta intitolata Vecconte la storia, che rappresenta uno squarcio importante della tua vita. Quando nasce, Edi, la passione dello scrivere e quando prende corpo la decisione di collaborare con la rivista In Piazza? Mi sposto in piedi così. Così non si sente disturbo.
Innanzitutto benvenuti, grazie mille di essere qua in questa giornata bollente. E ringrazio Hauser, ringrazio Katia e Marina che mi hanno coinvolto in questa avventura, mio malgrado. Mi hanno detto, noi vogliamo fare questo e non ho potuto fare altro che accettare. Allora, come nasce l'avventura con In Piazza? Assieme all'associazione Passaparola, Elevamenti al Cubo e il gruppo Il Solfariol, siamo stati quelli che hanno dato lo spunto per la nascita di In Piazza. Nel 2014, in piena crisi della pubblicità, Attilio Rinaldin, che è proprietario di Omega Pubblicità, ci coinvolge, mi conosceva, quindi aveva visto cosa pubblicavamo nel blog di Passaparola, che c'erano tutto un vocabolario in dialetto, e mi coinvolge per fare un folder. Questo qua. Questo è un folder che è nato storie, proverbi e modi di dire in dialetto del Basso Piave per non perdere il nostro derego de navo.